che cosa riuscite a fare con i rifugiati? Beh, a Barcellona 3 anni fa abbiamo già detto che vogliamo essere città rifugio, città di accoglienza, e sappiamo che non è semplice, soprattutto perché abbiamo uno Stato, lo Stato spagnolo, che finora non ne voleva sapere niente dell'accoglienza, anzi faceva il contrario, proprio si pigliava i fondi europei, centinaia di milioni di euro, per blindare i confini invece di accogliere le persone che scappano dalla guerra e dell'orrore. Però la gente comunque quando scappa arriva, perché quando hai la morte dietro di te comunque riesci ad arrivare. Anche se lo Stato non riconosce queste persone, noi le riconosciamo come cittadine di Barcellona. Quando arrivano a Barcellona attraverso diverse vie, noi offriamo di iscriversi al registro della città e offrire i servizi fondamentali della città, quindi dare una minima sicurezza di accesso ai servizi, anche di dare l'assessoramento giuridico, anche l'assistenza psicologica. Come? Quanti sono attualmente? Sono migliaia di persone che sono arrivate, per esempio ti posso dire che solo quest'anno abbiamo già dato l'assistenza a più di 4.000 persone, 4.000 persone che la maggior parte non vengono riconosciute dallo Stato, cioè secondo lo Stato non esistono, però per noi esistono perché sono arrivate nella nostra città, e quindi cerchiamo in modi diversi di aiutarli. Alcuni vogliono continuare il transito migratorio, cioè non si fermano a Barcellona perché magari hanno degli amici, della famiglia in altri paesi, e li aiutiamo a continuare questo percorso, no? E quindi sono diverse situazioni e noi cerchiamo soprattutto... Ma riuscite a garantire vitto e alloggio? L'alloggio è la cosa più difficile, perché manca l'alloggio in generale in città, e quindi è uno degli argomenti principali. Noi stiamo cercando di fare tantissime case nuove, però ci metti degli anni a costruire delle case nuove, e quindi cerchiamo di fare tutte le vie possibili, anche pagare per esempio le pensioni, sono più o meno 200 persone migranti che ogni notte dormono in una pensione pagata dal comune, no, di media. Quindi paghiamo diversi servizi per dare un'opzione a queste persone. Come sindaca è d'accordo di chiedere a queste persone di fare qualcosa in cambio per la città, per aiutare la città? Beh, non sono d'accordo di mettere come condizione fare qualcosa in cambio, mi sembra che questo è assurdo. No, più che un invito, secondo me è che le proprie persone vogliono partecipare, cioè vogliono lavorare, vogliono pagare le tasse, vogliono avere una vita il più normale possibile, no? Le persone non è che vogliono vivere con l'assistenza sociale, ed è per questo che noi una delle cose più importanti che chiediamo allo Stato spagnolo non solo sono i soldi europei che si prende lo Stato e non li destina a quello che devono servire, che è assistere le persone, ma non sono solo i soldi, soprattutto sono i permessi di lavoro, perché queste persone vogliono lavorare, vogliono dignità, vogliono avere una vita propria, autonoma, e non dipendere da nessuno, come vorremmo anche noi, e quindi la cosa che chiedono è di essere riconosciute come cittadini e avere il permesso di lavoro, ed è questo soprattutto adesso che chiediamo, perché in Spagna c'è stato un cambiamento di governo, abbiamo mandato via la destra razzista, adesso c'è un governo socialista che si è schierato, almeno inizialmente, ed in posizioni più progressiste, e che parlano proprio di accogliere, no? E hanno permesso per esempio per la prima volta di ricevere a Barcellona la nave di Open Arms, che tante volte era partita da Barcellona per salvare le vite umane nel Mediterraneo, però non aveva mai potuto tornare in un porto spagnolo, adesso per la prima volta l'ha fatto. Però adesso ci sono tantissime altre persone che non arrivano con la nave, arrivano col pullman, con l'aereo, in tanti modi diversi, e noi chiediamo allo Stato che anche queste persone devono essere riconosciute, e il permesso di lavoro è fondamentale.